21:20. Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Mentre cenavano, quando già il diavolo aveva messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti e, preso un asciugatoio, se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio di cui si era cinto. Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: Signore, tu lavi i piedi a me? Rispose Gesù: quello che io faccio tu ora non lo capisci, ma lo capirai dopo. Gli disse Simon Pietro: non mi laverai mai i piedi? Gli rispose Gesù: se non ti laverò, non avrai parte con me. Gli disse Simon Pietro: Signore, non solo i piedi, ma anche le mani e il capo. Soggiunse Gesù: chi ha fatto il bagno non ha bisogno se non di lavarsi i piedi, ed è tutto mondo, e voi siete mondi, ma non tutti. Sapeva infatti chi lo tradiva, per questo disse: non tutti siete mondi. Quando dunque ebbe lavato loro i piedi e riprese le vesti, sedette di nuovo e disse loro: sapete ciò che io vi ho fatto. Voi mi chiamate maestro e signore e dite bene perché lo sono. Se dunque io, il signore e il maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Vi ho dato infatti l'esempio perché, come ho fatto io, facciate anche voi. In verità vi dico, un servo non è più grande del suo padrone, né un apostolo è più grande di chi lo ha mandato. Sapendo queste cose, sarete beati se le metterete in pratica. Non parlo di tutti voi. Io conosco quelli che ho scelto, ma si deve compiere la scrittura: colui che mangia il pane con me ha levato contro di me il suo calcagno. Ve lo dico fin d'ora, prima che accada, perché quando sarà avvenuto, crediate che io sono. In verità vi dico, chi accoglie colui che io manderò, accoglie me. Chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato. È parola del Signore. Ho pensato a questo testo in modo un po' strano, come una via preziosa per questo tema del lavoro. Io suppongo che voi molte volte abbiate riflettuto su questo tema e del resto è titolo anche di questi giorni, quindi tema fondamentale, evidentemente. Io cercherò di dirvi qualche cosa da quello che mi pare di aver colto in questi anni dalla parola del Signore, però terremo conto anche del testo della Costituzione, che è troppo importante e rischia di essere addirittura ingombrante, quindi forse è necessario tentare qualche chiarimento. Io devo dire che lo faccio questo perché anche l'inizio del mio cammino con voi l'ho affidato al mio Padre nello Spirito, che è già nel giardino del Signore da diversi anni, Giuseppe Dossetti, ed è lui il grande autore di questo primo principio del testo costituzionale. È stato grande protagonista della Costituzione dopo essere stato partecipe in modo diretto alla guerra di liberazione per diventare pochi anni dopo grande protagonista del Concilio Ecumenico. È stata una strana vicenda la sua, però
che lo ha messo sempre singolarmente in un ruolo protagonista, non avendolo previsto. E quindi anche per la Costituzione proviamo a tener conto di passaggi fondamentali a partire dal primo articolo, no? Ricordate, l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. E più sotto, all'articolo terzo, è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Immediatamente dopo, l'articolo 4 parla di un diritto e di un dovere. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto. E segue: ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Io vorrei tenere accanto il testo biblico e il testo della Costituzione, perché sento che la grande urgenza del tempo che stiamo attraversando e che viviamo è proprio il tempo della riscoperta essenziale tra parola di Dio e storia umana. E quindi l'assoluta urgenza, per quello che ci riguarda più da vicino, di cercare di formulare una grande laicità cristiana. Secondo me questo oggi è il problema più delicato, che per decenni è stato affrontato su un piano puramente etico, per chiedersi se una cosa decisa dalla laicità era consentita dalla regola cristiana. Ma la laicità pretende di essere una cosa molto più profonda, cioè di essere la produzione, la generazione di un umano nuovo. E quindi per pensare alla laicità cristiana non dobbiamo pensare alle regole e alle leggi, dobbiamo pensare a questo uomo nuovo che la fede di Gesù fa scaturire nella storia. Una presenza che noi abbiamo molto umiliato nei secoli, con il rischio di ridurre il Vangelo a regola e a un insieme di regole, e non c'è più buona notizia, è vero, mentre invece oggi c'è un grandissimo bisogno di buona notizia, cioè di una notizia nuova, positiva, creativa, che è interamente affidata all'umano ed è dentro nell'umano. È un'umanità nuova, non è un'umanità con una pietra sulla testa che è una cosa da portare a fatica avanti, no. Non è neanche un metronomo che ti dice continuamente se vai a tempo o non vai a tempo. Bisogna che la parola di Dio corra il rischio della storia. Allora a me sembra che un'associazione come questa, un gruppo umano come il nostro, ha precisamente il compito di questa scommessa e di questo rischio. Qualche volta è meglio sbagliare, anche perché qualche volta si sono fatti passi che potevano sembrare errori, eccessi, ma poi si sono rivelati profezia e quindi passaggi necessari perché questa storia possa essere rigenerata. A questi problemi del passato si aggiunge, secondo me, un problema del presente che preferisco denunciare subito come mio pensiero, perché credo che possa essere facilmente, forse giustamente, contestato. E cioè che, per me che sono molto vecchio, la preoccupazione attuale molto forte di una società come la nostra è la fine della politica. Io sono molto preoccupato della fine della politica. Mi chiedo perché, non so darne una risposta, mi fido di qualcuno che mi suggerisce indubbiamente oggi una tale potenza di quello che noi chiamiamo genericamente la finanza, che non c'è più posto per la politica,
e quindi non ci sono più né i meritevoli né i colpevoli. C'è questo anonimo che si chiama politica, per il quale una realtà come gli Stati Uniti d'America e una realtà come la Repubblica Cinese avranno dei principi diversi e delle enunciazioni diverse, ma stanno tutti e due alla stessa regola, che è la regola della finanza. Ora, la regola della finanza è così potente da limitare necessariamente ogni speranza e ogni progetto della politica, perché te la controlla quei conti, te la controlla quel mercato, e quindi se non funziona col mercato non va bene la tua proposta, perché c'è questo nuovo idolo che non è per niente nuovo, ma che nel nostro tempo è particolarmente prepotente e particolarmente giustificato. Noi stessi non ce ne rendiamo conto. Mi permetto di dire che nel nostro paese stesso la politica manca assolutamente. È vero? E io questo lo verifico molto in tutti gli spazi della vita umana, a partire dai giovani. È vero, giustamente si sta parlando molto dei giovani, ma c'è una preoccupazione. Dice, dacci un sintomo di questo problema dei giovani. Ve lo do tanto per farvi sorridere. Sono personalmente molto preoccupato del fatto che i giovani oggi si innamorano poco. E mi chiedo come mai non siano innamorati. Si può dire che magari adesso c'è una diversità del costume, c'è una consumazione della sessualità che probabilmente ai miei tempi, è vero, con le regole che c'erano, faceva molto aumentare l'innamoramento, perché a qualche cosa dovevi ben arrivare, è vero, ma per arrivare dovevi essere molto ardente, è vero? Oggi c'è il rischio che non ci sia più. Ma se non ci si innamora, cioè se non c'è un'idea fondamentale, no? Che raccoglie in sé tutto un sistema di idee e raccoglie insieme anche le persone, non c'è più la politica, è vero? Io, oltre che essere figlio di Giuseppe Dossetti, sono stato molto amico di Lorenzo Milani, ho molto frequentato la scuola di Barbiana, e tutti e due convergono sul fatto che se uno ha un desiderio positivo per la sua vita, bisogna che sappia bene che non può farlo da solo. E che quindi è importante trovare degli amici che siano d'accordo con lui, è vero, e dopo si tenta anche di farla prevalere quella idea, magari con mitezza, con il senso del rispetto di chi ha pensieri diversi, ma la politica è quella. Se non c'è più innamoramento, non c'è più finalità, rischia di non esserci più tensione. E quindi ecco, io tenterei di tenere questo testo strano del Vangelo secondo Giovanni anche con queste considerazioni. Perché il testo di Giovanni, questa lavanda dei piedi, mi ha ricordato in realtà le prime pagine della Bibbia, quando il Signore ha creato tutta la faccenda, è vero? E quindi in quei giorni, stanchissimo, il settimo giorno si è riposato e gli ebrei, è vero, ancora oggi vogliono riposare per far riposare il Signore che ha faticato. In quei giorni della creazione, lui ha dato due disposizioni, perché ci sono due racconti della creazione, al capitolo primo di Genesi e al capitolo secondo. Al capitolo primo, quando crea l'uomo e la donna, gli dice, oh, state ben attenti, questa creazione bisogna dominarla. Perché dice questo? Perché per un ebreo il guaio più grosso che si possa combinare, ma personalmente sono dello stesso parere, è l'idolatria, cioè far diventare Dio una roba che non è Dio, o anche qualcuno che Dio non è. Quando te adori uno che non è Dio e una roba che non è Dio, succede il macello. Si fanno le guerre, c'è l'idolatria dei quattrini, c'è l'idolatria, non so, del sesso, c'è l'idolatria del successo, e quindi si adora quello che non va adorato. E quindi bisogna stare attenti, è vero? Perché, e anche su questo sono un ebreo, è vero, meglio l'ateismo che l'idolatria, meglio uno che non crede neanche nei radici, piuttosto che uno che crede in quello che non è Dio, perché ne abbiamo passate, è vero, anche nel secolo appena terminato, di idolatrie selvagge, ma chi si poteva immaginare che in Europa sorgessero delle forme di idolatria politica e statuale che sono state uno scandalo culturale, oltre che un grandissimo dramma, no? Di violenza, di morte, di guerra, di persecuzione, di campi di concentramento, cose da pazzi,
No? Ricordo come mi mise in imbarazzo una dichiarazione di un tedesco che era poi diventato papa negli ultimi anni, il quale interpretò una vicenda come il nazismo come un impazzimento di un gruppo. Però io avevo sempre in mente di aver visto dei documentari dove per esempio si vedeva la bottega di un fruttivendolo, una modesta bottega, e c'era un cartello in vetrina: qui è vietato l'ingresso ai cani e agli ebrei. Ora, per arrivare a questo, capite, bisogna che sia potente l'idolo. Ecco, è potente l'idolo, meglio l'ateismo che l'idolatria. Allora, per questa preoccupazione, Dio gli dice, mi raccomando, dominatela. Il sole è bellissimo, ma non è Dio. La luna è importante, ma non è una divinità. È vero, lo Stato è utile, ma quando diventa una divinità è insopportabile. Quindi, mi raccomando, dominatela. Nel capitolo successivo, Dio entra nel racconto di Genesi a una dimensione costruttiva. E quindi dice che quella creazione che è bellissima e che lui ha fatto e che regala all'umanità, l'umanità deve custodirla e coltivarla. E quindi da lì, vedete, c'è il primo accenno alla centralità del lavoro. Il lavoro c'è perché questa meravigliosa creazione di Dio, bisogna dominarla perché non diventi idolatria, ma poi bisogna custodirla, è vero, e coltivarla. In questi giorni a Bologna è venuto a trovarci il patriarca di Costantinopoli, che ogni tanto si vede col Papa, è vero, per parlare di come si può fare a conservare sta roba che abbiamo rovinato e che stiamo rovinando in modo drammatico, la creazione, con un'aggressività nei confronti della creazione per gli idoli del quattrino, degli affari, eccetera, eccetera, che rischia la catastrofe. Invece bisogna custodirla e coltivarla. Ogni lavoro umano è una custodia e una coltivazione. Lui ha fatto tutto e poi ce l'ha affidata. La creazione ci è affidata e l'operosità umana, la sapienza e l'intelligenza umana hanno il grande, sublime compito di custodirla e di coltivarla. Magari qualche volta anche da genialità poetiche e di santità, come il Cantico delle Creature di Francesco, è vero, perché noi tanto sappiamo che il sole oggi sorge all'ora tale, tramonta all'ora tale, ma lui dice laudato sì mi signore per il frate sole, che è una meraviglia, è vero, e a forza di andare avanti si accorge che a Gubbio la gente che litigava si è messa a far la pace, e allora aggiunge una riga al cantico e dice beati per quelli che si perdonano, beato sì il Signore. Ma poi la sua serenità e la sua potenza di pacificazione è tale che l'ultima riga del cantico che lui aggiunge è beata sì per sola nostra morte corporale, dalla quale null'uomo può scappare, e che però non è morte seconda, che è quella che è morte, è vero, ed è la vita nuova. Quindi una grande lode che ognuno deve fare con il suo lavoro. E questo, vedete, è molto importante. Quindi lui ha lavato i piedi a noi, noi dobbiamo lavarci i piedi gli uni gli altri. Se l'ho fatto io, fatelo anche voi. Il lavoro assume questa umile immagine, fantastica secondo me, della lavanda dei piedi. Io ti voglio lavare i piedi. E ognuno ha il suo compito. A questo proposito ricordo che moltissimi anni fa facevo da giovane autista sull'Appennino tra Firenze e Bologna a due padri costituenti, erano stati già nel passato, e io li portavo in macchina, intanto li ascoltavo, e loro scherzavano fra di loro parlando della Costituzione e parlando anche di questo avvio del testo costituzionale fondata sul lavoro. Quello che stava a nord degli Appennini diceva: noi poi ce ne intendiamo di più di questa parola lavoro, è vero, che di voi che siete sotto gli Appennini. Anzi, questo sotto gli Appennini era addirittura originario della Sicilia, come si sa. È vero. E perché noi emiliani ce ne intendiamo di più? E dice: perché è come se oggi io uscissi dall'ospedale, tu mi vieni incontro e mi chiedi: ma come mai sei qui? E io ti rispondo: sono venuto a trovare mio papà che non va bene per niente. E oggi come l'hai trovato?
E io per questa forma dialettica della parola lavoro, che nel nostro linguaggio diventa fatica, io gli rispondo, ah, oggi guarda, è una più brutta fatica. Lui veramente è sul letto, non sta facendo una fatica fisica né intellettuale, ma è questa fatica dell'esistenza. Vi cito questo perché in realtà questa legge universale del lavoro dilata il senso del lavoro, non è solo del professionista o dell'operaio, è la fatica di tutti per l'erezione di una società viva, dove quindi chi partecipa, lavando i piedi a un altro, ravviva la vita della società, la sua esistenza. E quindi è la fatica dell'autista degli autobus, è la fatica del grande artista che perfeziona la sua arte, è fatica del bambino che impara a leggere e a scrivere. È la fatica del nonno, di mio papà, che con la sua ultima fatica sta congedandosi dalla storia. E quindi il lavoro è questa fatica dove ognuno mette lì la sua fatica, mette lì il suo impegno, il suo sforzo. E la società è una società di liberi, è vero, e di edificatori della società. Per cui tu sei importante. Tu sei molto importante, vero? Io adesso devo lavorare un po' all'ospedale, perché nei 1000 mestieri che facciamo sono anche il parroco dell'ospedale dell'università, è vero, e sconsiglio tutti di andare a quell'ospedale dell'università, perché non ti lascia mai crepare, eh? Devi sapere che a un certo punto smettono di curare il malato, curano solo la malattia e il malato. Come? Il malato? Ma scherziamo, io me lo voglio portare a casa perché voglio che anche per lui sorra nostra morte corporale sia una cosa buona tra i suoi, nella carezza di sua moglie, e tu me lo lasci qui a morire tra i tubi. È vero. Cioè c'è tutta un'arte di questo lavoro. Per cui noi ci teniamo molto che i bambini imparino a leggere e a scrivere, ci teniamo molto che le scuole siano buone. Ieri, nelle bellissime cose che abbiamo sentito, una cosina un po' mi si è infilata dietro come domanda di obiezione, perché devo dirvi che io qualche volta in questo tempo sto sentendo parlare male di qualche scuola, soprattutto di qualche istituto tecnico dove vanno i ragazzi che hanno finito le scuole medie, le scuole dell'obbligo e vanno avanti. L'impressione che qualche volta lo stile della scuola, il modo dello scolaro e quindi la resa e la rassegnazione anche degli insegnanti li riduce a cose un po' selvagge, francamente, dove c'è poco. Quindi anche la scuola è una preoccupazione che bisogna avere molto viva, perché è un posto decisivo per il tema del lavoro, è vero? Sia perché è già un lavoro ed è un lavoro sublime e l'insegnare e l'apprendere, sia perché poi è preparazione del lavoro, no? Perché il lavoro sia bello, sia dignitoso, sia libero. Celebri questo lavarsi i piedi reciprocamente, è vero? Certo, è l'autista dell'autobus che mi lava i piedi perché mi porta in centro, è vero? Sono io che dirò il rosario per lui stasera, mia modesta restituzione, è vero, al suo lavoro. Ecco, però tutto, capite, è molto molto importante, è una restituzione di un dono. Perché tu non avresti lavoro se qualcuno non ti avesse lavato i piedi lavorando per te. Ed è stato i baci della tua mamma, e poi è stata la maestra di seconda, e poi è stato il capo scout, e poi è stato eccetera eccetera, però ti hanno lavato i piedi e adesso tu sei in grado di lavare i piedi e li lavi bene, è vero? Quindi deve essere molto viva questa partecipazione e tutti lavoriamo gli uni per gli altri. Il lavoro quindi diventa la liturgia più preziosa della storia umana quando viene interpretata bene. Addirittura diventa dare la vita, eh? Dare la vita. Ogni tanto accompagnando al cimitero una vecchia mamma con dei figli sciaguratoni, è vero, qualcuno dice, e pensare che quella donna lì per loro ha dato la vita. Certo. Certo, perché la vita l'abbiamo ricevuta per spenderla, è vero? Non per chiuderla in cassaforte, per spenderla, perché sia viva, attiva, vera, anche quando andiamo in pensione, anche quando ci ammaliamo, ma tutto è sempre una liturgia preziosa, per cui mi è preziosissimo quello che tu sei e quello che tu fai.
Io mi ricordo sempre che la mattina in cui la morte ha suonato il campanello della nostra casa per venirsi a prendere nostro papà, io stavo in giardino disperato. È vero, mentre i miei fratelli molto più bravi di me dicevano dei salmi, quelle robe lì che si dicono perché si ha la fede. E lei, la morte, è arrivata. E però è successo un fatto molto grosso. E cioè che lei, la morte, entrando per prendere mio papà, ha trovato niente. Niente. Lui era un uomo, un grande professionista, noi siamo una famiglia ricca, e quindi, ma aveva speso tutto. Io ho dovuto, come prete, facevo il cappellano, il curato, partecipare alle spese del funerale, perché lui non aveva neanche i soldi del funerale. Aveva speso tutto, sempre tutto. Per 10 anni la mamma ha avuto persone che andavano a trovarla per dire: guardi che suo marito mi ha fatto questo, mi ha fatto quello. Quindi in tutte le collocazioni, capite? E quindi qui, nel tema del lavoro, entra anche il lavoro, il tema della povertà. La comunità cristiana non deve solamente aiutare i poveri, ma deve essere prima di tutto una comunità povera. E che cosa vuol dire essere poveri? Vuol dire che in questo momento noi qui, che siamo tutti insieme questa mattina, siamo dei poveri che siamo qui a ringraziare il buon Dio perché ci ha riempito di regali. La povertà cristiana è in ogni caso la categoria del dono, per la quale io so che in realtà tutto quello che sono e tutto quello che ho l'ho ricevuto in regalo. L'ho ricevuto in regalo da Dio, ma attraverso mia zia, la mia prof di greco, è vero, quel professore matto di teologia a Roma. E tutti mi hanno riempito di regali, come voi oggi in questo momento mi riempite del regalo della vostra presenza e del mio poter essere qui. È vero. Allora la povertà, che infatti suggerisce che la preghiera sia sempre: Dio vieni a salvarmi, Signore vieni presto in mio aiuto, ci raccoglie sempre in questa povertà. Perché? Perché l'importante che abbiamo capito è che tutto quello che ci viene dato perché noi lo possiamo restituire, è vero? In un progetto di vita che certamente è più grande di noi. E quindi non si può pensare il lavoro senza la preghiera, perlomeno per gente brava come voi. Perché è un'impresa molto grande. Perché lavorando e riceviamo regali molto grandi da tutti quelli che ci hanno portato a quel livello, e d'altra parte consegniamo tutto quello che abbiamo ricevuto. Il lavoro quindi diventa l'attività evangelica fondamentale. È per questo che Dossetti ha voluto che la Repubblica fosse fondata sul lavoro. Quando sono andati poi in Assemblea Costituente, la sinistra, perché ormai la divisione c'era, no? Non c'era più la pace che c'era stata durante la guerra di liberazione, dove tutte le forze erano raccolte contro la dittatura. Ormai anche in Costituente si sono definite le diversità. Allora, portata la proposta di fondarla sul lavoro, la sinistra chiedeva di fondarla sui lavoratori, però per fortuna si lasciarono convincere che dire lavoratori voleva dire già una classe, fatalmente che non era quell'altra, e che quindi però dopo c'era la lotta, cominciare con la lotta forse non conveniva, forse conveniva lasciare la parola lavoro. E così è passata, capite, la parola lavoro, lavoro preziosissimo oggi. È per questo che anche lamento il fatto dell'assenza della politica, perché poi nella realtà umana bisogna dare la formulazione di progetti, di proposte che possono essere alternative, possono provenire da culture diverse, da condizioni diverse della vita, ma è importantissimo che ci sia. Se l'unico criterio è che i conti vadano a posto, è poi quello che in brutta caricatura mi sembra anche il rischio del governo italiano, ma queste cose dopo le devo andare a confessare, quindi non va bene che le usi. E quindi a dire che la bellezza di questo testo della lavanda dei piedi è il fatto che i piedi ti sono stati lavati e adesso li puoi lavare, e come lo fai tu non lo sa fare nessuno. Per com'è il tuo sentimento, la tua parola, la tua storia, la tua esperienza. È un lavoro meraviglioso che fai, eh? Non farlo mancare, mi raccomando. Ti aspettiamo, abbiamo bisogno di te e ognuno ha bisogno dell'altro e non c'è nessuno da scartare. È vero, tanto per citare come ieri il Papa, che questa è la massima preoccupazione.
Io vado ogni tanto in Africa per qualcuno della mia piccola famiglia abita in Tanzania, ma vedo questa cosa molto preoccupante, no? Avete visto? Cioè, tutto quello che noi chiamiamo il terzo mondo, il quarto mondo, sta tutto spopolandosi dalle terre di agricoltura molto difficili o della montagna poco produttive, e si stanno creando queste megalopoli del terzo mondo che sono un palcoscenico spaventoso di povertà, di violenza, di abbandono. Lì c'è proprio lo scarto, eh? Lì c'è proprio lo scarto. Quelli lì, secondo certi conti, è meglio eliminarli perché tanto non possono combinare niente, stanno male, per giunta hanno fame, e cosa vuoi tenerli? Certo, prima di decidere come ci si dovrà pensare, però il pericolo è altissimo. Un conto è la mia difesa sulla buona morte, un conto è uccidere la persona con la violenza di regimi di così grave ingiustizia. Perché il lavoro, che all'inizio era una condanna, vi ricordate che all'inizio era una condanna, quando Adamo ha fatto le sue stupidate, accompagnato dalla sua signora, Dio gli ha detto: adesso te lavorerai, vedrai come sarà dura la terra e farla produrre, è vero, e anche te sarai lì tutto sudato per prendere su niente. Ma con Cristo è ridiventata invece una piena benedizione, non è una condanna, non è una condanna, è una situazione paradisiaca in un certo senso, che è dominata da che cosa? Dalla carità. E qui adesso io chiudo perché dico, dicendo che di fatto l'avvicinamento che si può fare sul tema del lavoro è il tema dell'amore. Perché l'amore non è una facoltà umana. L'amore è solo una relazione, solo una relazione. Ormai di questo vi posso assicurare, nel senso che tu puoi amare tanto quanto sei stato amato. Nel territorio della mia parrocchia c'è il carcere, ma quando io vado a trovare i 600 carcerati del carcere, io non vado a trovare 600 mascalzoni, questo ve lo devo proprio dire. Io vado a trovare 600 persone che in ogni caso sono state molto meno amate di me. E qualcuno è stato proprio non amato, ma se uno non è amato, la sua vita è fragilissima ed è facilissimo che diventi violenza, poi stupidata. Alla fine diranno che è cattivo e diranno anche che è colpevole. Ma secondo me, la più fondata etica cristiana, bisogna rendersi conto che uno del suo peccato, prima di essere colpevole, è vittima. Perché il male è potente e ti salta addosso e ti domina. Allora, o tu hai delle grandi risorse perché sei stato molto amato e hai già molto da fare per spenderti, o altrimenti è chiaro che diventi vittima. Il peccatore è sempre una vittima del male. Il Signore non lo condanna. L'argentino piombato a Roma a fare il Papa sta cercando di dirlo con belle maniere perché gli muoiono i cardinali di infarto, se no è vero, però sta cercando di dirlo che è tutto misericordia, capite? È tutto misericordia. E che più uno ne ha combinate, più uno è cercato e inseguito dalla bontà di Dio. Non credete così? Per cui sentivo di chiudere il mio intervento dicendo che quindi possiamo darci anche appuntamento tutti in paradiso. Tutti, sì, tutti, tutti. Perché non ci andremo in paradiso perché ce lo meritiamo, ma semplicemente perché Lui ci vuole bene fino a dare la sua vita per noi. Che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
col lume celeste, Signore, previenici sempre e dovunque, affinché contempliamo con sguardo puro e accogliamo con degno affetto il mistero di cui tu ci hai voluto.